Comunità del buon pomeriggio dallo Stato Comunale di Acerra, registriamo ancora una battuta d'arresto del Marcianise. Gli uomini di mister Matresi infatti impattano e perdono contro i giovanissimi della Cerrana. Adesso scenderemo giù negli spogliatoi per vedere e per domandare al mister cosa sta succedendo. Non siamo solo in crisi di risultati, infatti veniamo da una o due sconfitte consecutive, ma sicuramente siamo anche in crisi di gioco. Oggi abbiamo assistito a una partita molto blanda, molto scialba da parte dei nostri, che non hanno mai trovato il bandolo della matassa. Sicuramente le colpe dei nostri ragazzi, ma forse anche il mister Matresi, che ha ritardato con i cambi, e tanta leggerezza in difesa, anche se avevamo l'assenza di Biancolino. Però la prima della classe, la capolista, non può scendere in campo con questo mordente. Come dicevo prima, andiamo negli spogliatoi sperando che qualcuno possa venire ai nostri microfoni, ma sicuramente il mister ci spiegherà l'involuzione di questa squadra avuta negli ultimi 20 giorni. Allora mister, la domanda è d'obbligo: cosa succede? Che succede? Niente, purtroppo ci gira male, è una partita penso stracomandata, mezzo trimporto abbiamo preso gol e alla fine sconfitta. Pazienza, bisogna lavorare, continuare su questa strada, prima o poi ci gira un po' la fortuna. Purtroppo anche oggi un arbitraggio un poco non tanto chiarissimo su qualche occasione, però purtroppo bisogna andare avanti, perché penso che fino ad oggi nessuno ci ha messo sotto. Beh, sicuramente nessuno si è messo sotto, però questo fatto che non ci gira bene va avanti già da 3-4 partite e non possiamo certamente imputare tutte le sconfitte alla sfortuna. Allora penso che allora la colpa è dell'allenatore, bisogna cambiare allenatore. Se noi davanti alla porta arriviamo 6 volte pulite, davanti alla porta riusciamo a fare gol, penso che non e quale colpa è quale colpa all'allenatore qua? Dobbiamo essere più cattivi, purtroppo non va. Adesso se crediamo in questo gruppo, in questa squadra, va bene, altrimenti bisogna cambiare, dare una svolta, cambiamolo all'allenatore, viene un'altra persona e può essere che la squadra si svegli. È l'unica soluzione, l'unica medicina, non ci sono altre medicine. Ma lei pensa che di non avere più la fiducia della società dicendo cose? È un suo pensiero? È un pensiero mio, cioè mio, quale società? La società crede in questa squadra, crede nell'allenatore, però purtroppo adesso è un momento che va male. Purtroppo se vogliamo continuare a credere in questo progetto, vince il campionato perché io ci credo, si va avanti, altrimenti senza fa polemiche bisogna lavorare. Non, che cosa posso dire alla squadra? Bisogna fare ancora attenzione, purtroppo facciamo degli errori su attenzioni. Ecco, noi non gli volevamo battere le attenzioni. Sembra che scendiamo in campo non proprio attenti, non come dei calciatori, ma come degli amici che vanno a fare la partitella la domenica. No, mi sembra, non è così, non è. Ripeto, non. Adesso non voleva la colpa di tutti e. Quando si perde la colpa di tutti, quindi non. Ripeto, bisogna lavorare e stare tranquilli. Non ho altre parole. Bene, grazie mister. Allora, Salvatore Brucio D'Anna, da parte della società, come spiega questa involuzione avuta negli ultimi 20 giorni? Ma io credo che quello che manchi alla nostra squadra rispetto alle altre sia la cattiveria, soprattutto dei più giovani. Paghiamo l'esperienza, paghiamo mancanza di decisione su alcuni episodi che poi ci portano a questi risultati che sono veramente assolutamente non aspettati. Per quanto riguarda la partita, io penso che oggi il primo tempo abbiamo giocato bene, meritavamo di andare in vantaggio, poi dopo il secondo tempo la partita è stata più equilibrata. Poi alla fine la Cerrana ha avuto qualche occasione e noi, a differenza loro, non siamo stati capaci a tamponare, non siamo stati capaci a chiudere con decisione. Quello che a me fa veramente arrabbiare è che qui si gioca un campionato intero e i ragazzi non hanno capito che bisogna usare non la spada ma l'ascia anziché il fioretto. Allora, a noi è sembrato, cioè proprio per chiuderla, che le prime donne del Marcianise sono state sconfitte dai ragazzini della Cerrana, perché la Cerrana ha fatto una sua onesta partita, è andata in porta, ci ha messo sotto, il mister ha detto di no, secondo noi sugli spogliatoi ha giocato meglio di noi. Sì, io non quelli della Cerrana non li chiamerei ragazzini, ma li chiamerei uomini veri, e quelli del Marcianise li chiamerei oggi mezzi uomini.
Pesante affermazione. Abbiamo visto anche l'esploit del mister che dice cambiamo l'allenatore, ma il mister lo diceva perché era la rabbia del momento, o pensa di non avere più la vostra fiducia? Ma il mister è una persona molto istintiva, è arrabbiato, è molto arrabbiato, lo conosco bene. Adesso io penso che a caldo non bisogna mai fare delle cose. Adesso bisogna riflettere, ragionare. Abbiamo 2 giorni per pensare al da farsi. Ovviamente le cose non possono continuare ad andare così. Noi abbiamo un obiettivo dichiarato e non possiamo vedercelo sfumare così senza che facciamo niente. Bene, le cose non possono andare così, speriamo che possano cambiare. Intanto possiamo dire che i tifosi marcianisani tutto questo non lo meritano. Assolutamente no. Io oggi chiedo scusa a nome della squadra per lo spettacolo che hanno visto e soprattutto per il risultato che veramente Marcianisano.